Bonjour, sono dalla voiture, sono in macchina, sono più o meno in Tra zona 200 Trastevere. metri, Fra spostati sulla due sinistra, secondi, poi prendi la seconda a destra. capito? Fra due secondi sarò davanti al cupolone, ci tenevo a farvelo vedere. Ok? Magari, ecco, se inquadrassi, io oggi non sono né truccata, non ho neanche messo la crema idratante. Oggi ho detto no, vabbè, pausa per la mia pelle, non voglio metterle assolutamente niente. Adesso fra un secondo vi faccio vedere il cupolone. Aspettate, c'è un po' di casino. Se mi fanno passare. Eccolo qua, lo vedete? Guardate che bello! Avete visto che bello? C'è un sogno. Io spesso passo di qua e ogni volta mi incanta guardarlo. Allora, oggi volevo. Aspettate che abbasso il volume, si fa così. Ecco, così si fa. Cioè, invece di abbassare il volume, ho cambiato le marce, perché sono un genio. Allora, oggi volevo andare alla Maison du Monde perché ho visto delle cose pazzesche. L'altro giorno sono andata appunto a Bologna. E lì vicino al negozio dove ho fatto l'evento c'era Maison du Monde. Ho detto no, voglio comprarmi tutto. Il primo giorno libero devo assolutamente andare a Maison du Monde. E quindi oggi è tra l'altro una giornata bellissima. C'è un bellissimo sole come potete vedere, però è un po' sole, un po' pioggia, un po' sole, un po' pioggia, un po' sole, un po' pioggia. E niente. Volevo comprare. Allora, Carolina mangia per terra, però non mi va di farla mangiare per terra. E quindi compro sempre, sapete, le tovagliette americane, quelle di plastica. Adesso ne ho una che avevo comprato da Tiger. È solo che è liscia e ogni volta che lei mette sulla ciotolina le scivola via. Quindi praticamente alla fine finisce per girovagare per tutta la cucina con questa ciotolina. E allora le ho viste lì trasparenti di plastica gommata però con dentro le paillettes. E essendo di plastica gommata, la ciotolina non slitterebbe. Ho visto quello, poi ho visto un micro mobiletto con i cassettini, tanto non mi guardo, guardo la strada, un micro mobiletto con i cassettini per metterlo sulla scrivania, così poi voglio farvi il video anche di come ho organizzato la scrivania, perché la scrivania non è più nella stanza dei trucchi praticamente, ma l'ho messa in salone, al posto dove una volta c'era la sedia, c'è la poltrona dove facevo i video. E poi delle cose così, ho visto delle foglie tipo di banano, che adesso appunto vanno molto, le foglie di banano, se mi fanno passare, ecco, vanno molto queste foglie di banano. Ho visto queste foglie tipo tavoletto, ok, ce la possiamo fare, tovaglietta americana, anche quelle lì. E poi cose varie, cioè io veramente mi comprerei, cioè mi sarei comprata tutto. E poi volevo comprare il cervo, due cervi da mettere in sala, poi non vedo l'ora di farvi vedere tutto, però il cervo è bianco, io volevo colorarlo, uno fucsia e uno giallo, perché ho comprato anche da Zara Home due vasi bellissimi, uno giallo e uno fucsia, e visto che ho un quadro di Elvis che avete visto in un video tanto tempo fa, penso nel primo video cosa c'era nella mia borsa. Mamma mia, quanto sto chiacchierando! E allora volevo rivoluzionare un po' il salone, non il salone, l'ingresso poi, è un salone però è un ingresso, perché appunto c'è questo quadro di Elvis, è tutto colorato, tutto sparaflesciato, e volevo abbinarci tutte queste cose qua, dei colori sparaflesciati, e volevo dare un altro tocco alla mia casa. E quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Adesso vado a Maison du Monde, dovrei arrivare. C'è scritto 30, adesso dice 34 minuti. Vabbè, fra 34 minuti arrivo e quindi ci vediamo o a Maison du Monde o dopo, vediamo. Parco, no, non al Parco Leonardo, a Da Vinci, al Da Vinci. Confondo sempre fra Parco Leonardo e Da Vinci. Sono qua a Maison du Monde. Allora, adesso non c'è nessuno, c'è un vento incredibile anche se c'è un sole bellissimo. Adesso ho parcheggiato proprio qua, c'è cioè proprio una delle prime macchine. Oh, finalmente non c'è più la luce. Non
vedo l'ora di entrare, adesso entro e poi vi farò vedere tutto. Sono uscita, allora, erano 2:30, adesso sono 4:00, sono stata un po', guardate, ho comprato tutte queste cose qui, avrei voluto comprare molto di più, però le 2 teste di alce, di cervo, adesso non lo so, mamma mia che sole, che vento, c'è di tutto, mi sposto così è meglio, sì, ok, non c'erano, mi sa che dovrò comprarle per forza sul sito, però mi piaceva l'idea di vederle dal vero. A Bologna ne ho viste una piccolina, qua ce n'era un'altra che è quella tutta azzurra, cercavo quella tutta, comunque vabbè, se la troverò ve la farò vedere. Adesso mi fermo qua perché voglio andare a fare un po' di spesa e poi ci rivediamo in macchina. Eccomi uscita dalla spesa, sono 16:56, ho finito, ho fatto una spesona enorme. Guardate qua dietro, a parte la carta igienica, ho comprato anche il rosmarino, ho comprato il prezzemolo, ho comprato il basilico, guardate che bella. Ho comprato questa che si chiama Wonder Blue ed è un'orchidea blu. Io non l'ho mai vista, qualcuno di voi la conosce? È un'orchidea naturale o è un'orchidea fatta praticamente dall'uomo? Cioè qualcuno la conosce? Non ho resistito. Guardate, guardate che bella! No, vabbè, è stupendo. È stupendo, l'ho pagata 14 euro e qualcosa. Ho fatto una spesona enorme. E niente, adesso ho tutta la macchina piena, perché vabbè, comunque è una smart, quindi è strapiena. Non so se andare a fare un giretto. Però con tutta la macchina piena, non lo so. Allora, aspettate che vi racconto. No, spengo la macchina perché tanto siamo fermi. Ecco, allora, ho comprato tantissime cose belle da Maison du Monde. Adesso vediamo, mi organizzo. Uno di questi giorni faccio il video così vi faccio vedere tutto. Appunto, come vi dicevo, non sono riuscita a trovare le due cose con le corna, i due animali, cervi, non so che, alci, non so che cosa siano, penso siano cervi. Ecco, c'è un signore, mettiamoci così. E però vabbè, ho comprato delle cose deliziose, ho trovato anche i tappetini per Carolina, per la sua pappa, pia pia pia. Mi sembra strano dire pappa quando non ce l'hai, che posso tranquillamente dirlo. Sono ancora così senza trucco. Ecco, sono ancora, la pelle non mi tira oggi, infatti non avevo questa esigenza di mettermi la crema, infatti ho detto no, oggi non mi metto niente. Non so più dove mettermi perché c'è sempre gente dappertutto. Comunque è deserto, oggi non c'è nessuno, sarà il vento che ha spazzato via tutto. Immagino che qua sabato e domenica sia un delirio. Io mi ricordo che ero venuta qui tipo 5 anni fa, 4 anni fa, quando ho comprato casa, ero entrata in questa casa nuova, perché appunto abbiamo comprato un po' di cose a Maison du Monde e qua c'è anche le Roi Merlin, e adesso appunto è la seconda volta che ci torno, non so neanche che negozi ci siano in giro, pensavo ci fosse uno Zara Home perché appunto anche lì ho visto delle cose bellissime. Volevo la mela, quella di cera, la mela, quella fucsia, quell'arancione, quella gialla, quella blu, volevo tutte le mele, e perché appunto volevo fare tutta la casa, tutto l'ingresso fluo. Invece qua non c'è Zara Home, c'è in Cola di Rienzo, io sono qui a Roma, però c'è solo fucsia e gialla, ce n'erano solo due, una e una, ed erano rovinate. Ho detto no. Ho guardato sul sito e ho detto così almeno te le danno perfette, pulite, in ordine, e non ce le hanno sul sito. E niente, adesso non so se fare un girettino, se andare a casa. Niente, grazie di avermi tenuto compagnia in questo pomeriggio di shopping folle. Fra insalata iceberg per fare la mia Caesar salad, orchidee blu e follie da Maison du Monde. E niente, grazie mille per avermi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!